Buongiorno a tutti, non vedo Mister Gatta, ma vedo il direttore Fabio Ravezzani. Ciao direttore. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Ciao Mister, ora ti vedo. Ciao Mister, come a stai? tutti. Bene, bene. Allora, vedo che sta collegandosi anche Giuseppe Alberto Falci del Corriere della Sera. Ciao Giuseppe. Non ti sentiamo. E arriva, sei muto, forse per quello. Non ti sentiamo molto probabilmente. È una funzione. Tutti. Ciao direttore, ciao mister, ciao Eccoti Fabio. qua. Eccoti qua. Allora, tra poco arriva Katia Nicotra. Come sapete, quando viene il direttore Fabio Ravezzani c'è una mezz'oretta scarsa dedicata a lui e con lui si può spaziare su mille cose. Poi andiamo sulla Juve, ovviamente tante domande. Fabio, io ti chiedo, ci siamo visti forse prima delle finali, non lo so, e c'era il famoso calcio is back. Poi le finali le hanno perse, ma può capitare, e almeno due, no, anzi tutte e tre se la sono giocata fino all'ultimo secondo. Però c'è stato qualche fallimento delle varie nazionali, c'è stato il discorso diritti televisivi. Mi dici se calcio is back è una magnifica propaganda oppure un qualcosa di un po' No, assurdo. era pura propaganda, non avverrà mai più quello che abbiamo visto ed eravamo talmente effimeri in queste finali, talmente casuali, talmente per sbaglio, che le abbiamo perse tutte. Voglio dire, se tu ci pensi, no? L'Inter va inopinatamente in finale di Champions League dopo che in campionato è stata disastrosa e ci va perché incontra il Milan, che è una squadra mediocre. Con una serie di problemi Ne quest'anno. ha già sistemate un paio. Tra un po' arriviamo alla Juve, poi Fabio in un No, minuto ne ha già. appunto, voglio dire, no, No, mi piace questa cosa. Già un paio tu le prendi assurde. una squadra che è arrivata terza e una che è arrivata quinta nel campionato italiano, che è uno dei campionati ormai, ahimè, di secondo piano e si trovano tutte e due in semifinale. È un paradosso, no? Non era vero tutto quello che abbiamo visto, anche se l'Inter rimane la squadra più forte del campionato, però. È una squadra, se tu vai a vedere con chi ha giocato l'Inter, ha giocato una serie di parametri zero ultra trentenni che non voleva nessuno. Poi sono stati bravissimi loro a trovarli, ma Darmian, Acerbi, chi li voleva? Quando io mi ricordo quando scadeva il contratto di Çalhanoğlu, che a un certo punto Çalhanoğlu venne sorpreso a Torino a casa di Demiral e in tanti dissero: ma non è che Çalhanoğlu va alla Juve a parametro zero? E sarebbe stata un'operazione fantastica, ma voi pensavate troppo in grande, voi volevate Pogba, questa gente qua, no? Di Maria. Però voglio dire, detto questo, l'Inter era una squadra raffazzonata, no? In molti ruoli. Mkhitaryan, parametro zero ultra trentenne, anche se poi non ha fatto la finale, ma ha fatto le semifinali. Quindi non era una squadra da finale, neanche da semifinale. Il Milan era una squadra che ha superato il girone con qualche difficoltà. Poi abbiamo avuto culo, come si dice, ma la stessa Juve che è arrivata in semifinale, la Roma gioca un calcio imbarazzante, è andata in finale di Europa League, ma pure casualità, tant'è che l'hanno persa tutti e questo è il dato che conta. Bene, bene, mi pare che le abbiamo già sistemate tutte, tranne il Napoli che giustamente quest'anno ha fatto una grandissima stagione molto sopra le attese, molto, molto sopra le attese. Fabio, ma in questi casi io mi chiedo sempre, c'è qualche responsabilità? Sai, noi juventini ora gravina, poi arriviamo a quello che ha detto sui fascino rosi. No, però ti chiedo, oppure sono momenti di calcio migliore o peggiore e semplicemente non è un grande momento né per le nazionali né per i club, ti chiedo. Siamo purtroppo alle prese con un calcio di terzo livello, non eravamo abituati. Il primo livello è quello inglese, il secondo livello è quello spagnolo, il terzo livello è il nostro. Siamo poco meglio dei francesi. Quando giochiamo contro i portoghesi ce la facciamo addosso. E quindi è un periodo estremamente negativo che durerà perché poi, come dicevi giustamente tu, sai, anche l'appeal dei diritti televisivi è crollato, le squadre non sanno quanti soldi potranno avere nella prossima stagione. Tu immagina solo che nei piani, secondo me sbagliati, del Milan di Cardinale agli investitori, Cardinale sta cercando soldi per pagare un po' di rate a Elliot, un po' di debiti con Elliot e fatica a trovarli. E Cardinale diceva che nel giro di 5 anni i diritti televisivi sarebbero raddoppiati. E qui rischia che il secondo anno che è dentro al Milan i diritti televisivi del Milan scendano del 30%. Quindi, insomma, è un momento molto complicato. Dobbiamo sperare nella casualità e nella capacità di organizzare, di trovare l'oro nella paglia, come ha avuto il Napoli, parzialmente l'Inter, come non ha avuto la Juve, non ha avuto il Milan quest'anno.
Allora, saluto Katia Nicota. Ciao Katia, bentornata. Ciao Massimo, buon pomeriggio a tutti. Allora, abbiamo una ventina di minuti e poco più con Fabio. Ora faccio fare il giro a tutti. Abbiamo fatto due o tre domande sul calcio italiano per introdurre. Io ne faccio un'ultima fuori dalla Juve e poi direi di andare sul tema Juve. Anche con Gravina o Giuntoli o Calcio, Pogba, Vlahovic e Chiesa, ho visto dei tweet. E Fabio, quando ha voglia di rovinarsi oppure di divertirsi un pomeriggio, fa qualche tweet ed un po' di reazioni così per provocare un po'. Ieri ne ha fatto uno su Chiesa e Vlahovic e ne parleremo. Chiudo le domande extra Juve, Fabio. Ti chiedo un po' di Milan-Inter soprattutto. Ci racconti un po' cosa accade lì per il futuro, secondo te? Io dico che l'Inter non solo era, ma sarà la più forte. È vero che, perché stimiamo Marotta, la società, perché ha tanti giocatori bravi, è vero che poi qualcuno perdi, ogni anno deve andarti anche bene nell'azzeccare quei due o tre al posto loro. Ci racconti Inter e Milan? Il Milan lo capiamo poco dal di fuori, ti dico, credo. Ce le racconti entrambe un attimo e poi andiamo sulla Juve. Ma sai, l'Inter è la dimostrazione che le grandi squadre hanno bisogno innanzitutto di grandi dirigenti. E quando Marotta è andato via dalla Juve, io non mi capacitavo di questa scelta, o meglio, non potevo credere che Andrea Agnelli volesse dimostrare all'universo mondo che lui adesso era capace e non gli serviva più Marotta. Mi sembrava un atto di grande presunzione e in effetti quello era, e la Juve lo ha pagato lui per primo, Andrea Agnelli, ma anche la Juve l'ha pagato a caro prezzo. E l'Inter ha un direttore sportivo esperto come Ausilio, ha il migliore, secondo me, direttore generale, amministratore delegato dell'area sport che è Marotta, e non è un caso se l'Inter sta facendo quello che ha fatto la Juve di Marotta, anche se non proprio allo stesso livello. Tra parentesi, ha perso una finale di Champions come la Juve di Marotta, quindi Marotta in questo non è fortunato. Però l'Inter ha saputo vendere dei calciatori e rimpiazzarli bene, in una politica però che è di ridimensionamento costante, finché a un certo punto collasserà. Questo è inevitabile con questa presidenza. Quindi, sai, un anno ti va bene perché vendi Hakimi e vendi Lukaku e riesci a prendere Dumfries e Dzeko, un anno ti va bene perché riesci a trovare un anno ti va bene perché Acerbi, che non voleva più nessuno, in realtà aveva. Però non ti va sempre bene tutti gli anni, e pian piano qui se ne stanno andando tutti per raggiunti limiti di età o di disponibilità economica. E sai, perdere Brozovic, perdere Dzeko e rischiare di perdere Onana, e l'anno prossimo sapere che probabilmente ne perderai un altro, arriverà un momento in cui, secondo me, imploderà l'Inter. Non credo che sarà ancora questo l'anno, però il rischio è quello. Per il Milan c'è una proprietà molto presuntuosa. Io ho visto un paio di interviste in inglese perché Cardinale non si degna di parlare in italiano, non risponde a domande agli italiani perché ci considera evidentemente un'etnia non alla sua altezza, anche se lui si chiama Cardinale e non Johnson. E lui diceva una serie di cose con una presunzione pericolosissima. Cioè, lui lo vedevo in queste conferenza in cui diceva: ah, io da Goldman Sachs ho imparato tutto, io ho imparato questo da Goldman Sachs, la mia esperienza dice che Goldman Sachs. Cioè, lui parla del calcio e dell'attività sportiva in Italia come se lui fosse il più grande esperto, e non si rende conto che ci vorrebbe l'umiltà di capire che anche in un contesto diverso, che non siamo negli Stati Uniti, siamo in Italia, ci sono regole, ci sono tradizioni, ci sono delle delicatezze che devono essere utilizzate nella gestione di un club. E questo è molto pericoloso. Io una cosa so per certa, e cioè che i neofiti, se sono troppi in un club, difficilmente raggiungono i loro obiettivi. E nel Milan ci sono troppi neofiti. C'è un presidente che non sa neanche parlare l'italiano, che si vede in Italia una settimana all'anno. C'è un amministratore delegato che non ha mai fatto il capo dell'area sportiva. C'è un direttore sportivo che non ha mai fatto direttore sportivo perché faceva l'area scout, non c'è più un uomo di calcio tra i dirigenti, non l'hanno sostituito neanche da questo punto di vista Maldini, cioè deve avere almeno, o Massara, qualcuno che è abituato a stare nello spogliatoio, a dialogare con i giocatori e con l'allenatore, e quindi mi sembra molto molto rischiosa la stagione del Milan quest'anno. Allora, facciamo così, abbiamo circa, sì, un poco meno di 20 minuti e io tra pochissimo, Katia, Mister Giuseppe, vi chiedo di fare domande, andiamo sul campo, sulla Juve, o Juve, anzi, scusate, vediamo sulla Juve, sia società che allenatore, che campo, quello che volete. Ti devo fare l'ultima prima perché poi mi dispiace se non te la faccio, che è quella che tanti ci chiedono. Ho visto un tuo retweet del discorso Carnevali,
Roma, Carnevali, scusatemi, sì, Carnevali Roma, dove ricordiamolo, non tutti devono saperlo, Carnevali, il direttore del Sassuolo, ha detto, certo, ci abbiamo preso dei giovani, alla Roma servire entro il 30 e quindi tra club amici, perché no, a noi ha ricordato vagamente le partnership e quella volontà preordinata di fare plusvalenza che è stata condannata tra le altre cose della Juve. Ora sembra che il Sassuolo possa prendere Mulattieri dall'Inter per quasi 8 milioni, anche lì per un discorso, forse anche là si aiuta, poi sta prendendo tutti i giovani interessanti, e sia chiaro, per me, Fabio, è tutto legittimo, sono cose di calcio e calciomercato, da che mondo è mondo, però un po' lo capisce qualche juventino sia spaesato. E ti aggiungo la frase di Gravina di oggi, l'avrei vista sicuramente, dove ha detto c'è qualche facinoroso, gli juventini sono scatenati su questo, che sta utilizzando forme di protesta alternative. A tanti è venuta in mente la famosa disdetta, che però mi sembra tutto sommato molto civile come protesta. Se ci rispondi su questo e poi andiamo sulla Juve davvero, Fabio. No, la disdetta è una forma civilissima di contestazione molto pericolosa. Loro hanno giocato col fuoco da questo punto di vista. Loro, intendo dire la Federcalcio, perché tu sai meglio di me che in Lega sono molto preoccupati per tutto quello che è successo intorno alla Juve. In Lega Calcio non c'è un solo presidente che gode nel vedere la Juve messa in questa situazione, perché sanno benissimo che fanno parte tutti di un film dove l'attore principale, che piaccia o non piaccia, quello che fa più cassetta si chiama Juventus. E quindi espellere la Juventus da questo film è molto pericoloso, perché poi la gente non va più in botteghino. Lega Calcio, secondo me, si è lasciata in qualche modo travolgere da un sentimento popolare di anti-juventinità che alberga anche tra i giudici, tra gli stessi inquirenti. Lega Calcio è fatta, l'abbiamo scoperto quasi con sorpresa, io sono rimasto molto sorpreso, da una serie di giudici in varie sezioni che passano il tempo a scrivere magari privatamente o sui social le peggio cose sulla Juventus e sulla famiglia Agnelli. Non è mica normale. Giudici così andrebbero ricusati, dovrebbe essere riformata completamente la giustizia sportiva da questo punto di vista. Abbiamo scoperto che c'è qualche giudice che poi magari è il figlio che va in curva e deve giudicare la Juventus con un'obiettività pari a zero. Abbiamo scoperto che c'era una voglia probabilmente poi anche di colpirne uno per educarne 100. Io non, sulla vicenda Carnevali, sì, l'ho ritweetato perché ha un senso. Devo dire che c'è una differenza però fondamentale. Un conto è dire tra società, se si può dare una mano ce la diamo, anche se poi qualcuno mi deve spiegare lo scansuolo, no? Quando si diceva che il Sassuolo contro il Juventus si scansava sempre, poi scopriamo che non vale per l'Inter, ecco. Ma al di là di questo, il vero problema dal mio punto di vista è che però se le plusvalenze le fai a specchio, quello non va bene, quindi però non confondiamo. Però prima non ce l'hanno mai detto questo, cioè, prima non ce l'avevano detto. Però questo. Se ne fai tante a specchio è chiaramente un macchiaggio di okay. e questo non va bene. E dopodiché, se sei così stupido da farti intercettare perché sei una società quotata in borsa con delle frasi, allora hai fatto bingo, ecco, ma qui apriremo di nuovo un altro argomento. No, su questo lo so, è il punto su cui siamo d'accordo, ma va benissimo. Katia, mister e Giuseppe. Io, Katia, Massimo, rimane un attimo sulle plusvalenze, perché vorrei chiedere al direttore, secondo lei, perché cambia così tanto la narrazione anche dal punto di vista giornalistico? Cioè, l'operazione fatta da Carnevali alla Roma è stata molto celebrata, anche perché, sottolineiamolo, le plusvalenze sono legali. Quindi lei poco fa spiegava l'aspetto giuridico e questo accadimento che vogliamo c'è stato sulla Juventus, che è stato punito oltremodo. Ma perché anche a livello giornalistico ci sono due pesi e due misure? Cioè, è solo lo specchio la differenza, Fabio? L'indignazione da una parte, dall'altra esaltazione, perché alcune sono a specchio e altre no? Beh, certamente la plusvalenza a specchio lascia perplessi, no? Questo è evidente. Cioè, quando sistematicamente un club con altri club scambia a 0 euro dei calciatori e li mette a bilancio per 5-6 milioni, è normale avere dei dubbi e dire non va tanto bene. Diverso è se la Juventus vende per 7 milioni un calciatore a Sassuolo, un giovane, è una plusvalenza, tanti complimenti alla Juve. Quello che ha scatenato poi tutto quanto sono tutte queste plusvalenze a specchio. Questo però, Fabio, se quindi tra 10 giorni il Sassuolo compra la Roma, comprerà dal Sassuolo qualcuno, mettiamo, per una cifra in qualche modo analoga, è una bellissima operazione o una plusvalenza a specchio fatta con 15 giorni di ritardo? Per curiosità, lo diciamo prima, così poi se accade vedremo cosa.
No, no, ma certamente se accadesse qualcosa di questo genere ci sarebbe da aprire un'inchiesta. Dopodiché vale il famoso discorso, ma per me valeva quella cifra, quello che hanno sempre detto tutti, salvo poi farsi intercettare, ecco. Però per quello che riguarda la domanda di Katia, mi pare evidente che ci sia oggi c'è sulla Gazzetta dello Sport una divertentissima analisi fatta da due giornalisti che francamente non conosco, che dove dicono che la Juve è la squadra che ha avuto più favoritismi e il Toro è quello che ha subito più torti. E poi uno dice, ma chi sarà l'editore della Gazzetta dello Sport? Ma mica il presidente del Toro, per sbaglio, no? Ecco, cioè, quando si arriva, secondo me, a questi livelli, in cui manca anche un po' di decenza, secondo me, no? nel raccontare le cose, allora poi passa tutto. Noi abbiamo visto, per esempio, non un mille anni fa, ma 15 anni fa, 16 anni fa, la Gazzetta dello Sport condurre tutta l'inchiesta sul 2006 andando ad affondare il colpo soprattutto su, neanche parzialmente sulla Juve, soprattutto su Gerardo e Moggi, che in quel periodo probabilmente stavano antipatici anche ai dirigenti della Fiat, e salvo invece salvare la Fiorentina di Della Valle, che era un azionista importante della Gazzetta dello Sport, no? Della Valle rimane in A e manda in B il Bologna di Gazzoni, e la Gazzetta dello Sport dice, povero Della Valle, è stato ricattato, e il povero Gazzoni, che adesso invece non c'è più, aveva detto, come è ricattato? Io sono andato in B al posto suo. Ecco, la gestione poi anche dell'informazione, spesso e volentieri, viene fatta da persone che hanno gli stessi pregiudizi, quindi che se non sono juventini normalmente tendono a odiare la Juve, e quindi hanno piacere di confermare a se stessi che la Juve ruba, e perché questo fa stare meglio tutti quanti, anche se la Juve poi nello specifico non ha rubato niente. Qualcosa ha rubato anche la Juve, ha rubato a volte anche il Milan, anche l'Inter, anche il Torino. Capita a tutti di rubare, inteso come avere dei favori immeritati. Però questa è la risposta. La Juventus conta un gravissimo pregiudizio che non è facile, secondo me, da rimuovere, e che forse, dico forse, finirà solo nel giorno in cui gli Agnelli non saranno più proprietari, gli Agnelli Elkan, insomma la famiglia del club. Allora, mister Giuseppe, io direi di andare proprio alla Juve, vi chiedo, Giuntoli, Allegri, squadra, attaccanti, quello che volete, una decina di minuti, facciamo poi domande al volo e risposte. Mister, poi Giuseppe. No, io gliene faccio una invece al direttore più tecnica. Oggi è uscita la notizia che ci potrebbe essere una variante nel fuorigioco, che non è una cosa da poco quello che stanno parlando, perché cambia anche il modo di difendere e anche il modo di attaccare, perché praticamente è un grosso vantaggio che si dà agli attaccanti, no? Io sono contento di questa nuova, che si vada in questa direzione, partendo che valori tanti attaccanti, cioè Morata probabilmente diventerà il giocatore più richiesto nel mondo, perché è quello che è andato più volte in fuorigioco di un centimetro, almeno quando era nella Juventus. Cosa ne pensa di questa regola? Le piace, non le piace? Sì, sì, a me piace come per lei, mister. Cioè, io credo che tutto quello che aumenta i gol è lo spettacolo. Io, per esempio, litigo sempre con il mio amico Marelli, perché dico ci vorrebbero molti più rigori. Lui si arrabbia, lui ci dice rigorini sono molti. Sì, sì, ma anche i rigorucci darei. Cioè, voglio dire, quando uno in area di rigore fa qualcosa di scorretto, quando uno impedisce lo spettacolo, impedisce la giocata con una furbata, intanto va contro le regole. Perché io sono in area di rigore, ti sto saltando e tu con un piccolo colpo mi sbilanci, io non posso fare gol, non posso fare una cosa importante, non posso dare spettacolo, non posso fare entusiasmare la gente. E poi arriva il mio amico Morelli, dice, no, ma se non gli ha sparato con una doppietta, no, dai. Però il fatto è che nel calcio, faccio le sue veci in questo caso, nel calcio il rigore non è un tiro libero nel basket che ne tiri 40, nel calcio un rigore me lo dai per la spintarella così e ho deciso la partita quasi, no? Sì, però sai, l'obiezione è un'altra. Se passa il concetto che in area di rigore il difensore può permettersi di fare delle cose che invece non può fare a centrocampo perché gli danno una punizione contro, e quello che diceva Mr. Gatta, cioè se noi vogliamo vedere più spettacolo, dobbiamo lasciare gli attaccanti liberi di muoversi, di non avere impedimenti fittizi nelle loro azioni. Perché se sulla tre quarti campo dai un'ancata, mi dai la punizione, se in area di rigore dicono ma l'ancata non era abbastanza, era proprio una super ancata. E allora sdogani il difensore furbo, il difensore un po' scorretto, il difensore opportunista, e non è lo spirito del gioco. Quindi per il fuorigioco è la stessa cosa. E l'unica cosa che non capisco è cambiando se la linea del fuorigioco
si alzerà o si abbasserà, perché se si abbassa la linea del fuorigioco tendenzialmente dovremmo vedere anche delle squadre un pochino più chiuse. Questo lo scopriremo solo vivendo, ecco. No, noi in quello siamo tranquilli, perché più bassa di quella avevamo quest'anno vanno dietro la porta e lì non vale più il fuorigioco, quindi lì siamo tranquilli. Però tendenzialmente la devi alzare, perché sennò ti porti più pericoli ancora dentro l'area, direttore. Però ragazzi, ne parleremo. Io ragionando penso anche perché quello. Mi sembra, Massimo, ancora veramente una richiesta della Lega, visto che c'è anche la storia ancora dei diritti TV, embrionale. Non è che c'è il benestare. No, non siamo già. È una proposta che ancora non ha avuto un vero e proprio riscontro. Vuole poco,